molto felice di vedere la sala piena e soprattutto di avere qui con noi Gianpedro Stedile. Non è una cosa che capita a tutti i momenti. Parlo a nome del Comitato di Appoggio al Movimento Senza Terra del Brasile, che nasce in Italia nel 97 e si allarga, insomma, a livello nazionale, parte da Roma. I motivi ovviamente per appoggiare questo movimento brasiliano sono moltissimi e si sono moltiplicati nel corso del tempo. João Pedro è un economista, un intellettuale e un membro della direzione del movimento. La caratteristica di questo movimento è stata in questi anni sicuramente di cercare di rispondere contemporaneamente su più livelli, sia alle esigenze diciamo, di carattere pratico, locale, quindi cercare di dare una risposta a tutti quelli che in Brasile avevano bisogno di trovare delle risposte, insomma, per la loro sopravvivenza, e quindi la lotta per la terra e la speranza, insomma, di arrivare ad una riforma agraria. Ma nel corso del tempo le cose ovviamente si sono trasformate, il movimento è sempre riuscito in qualche modo a leggere. E Gian Pedro ne è un esempio, diciamo, in carne e ossa. No. Non importa, va bene. È la portata di quello che stava accadendo e... La portata di quello che stava accadendo e quindi, diciamo, rispondere alle sfide del presente in maniera sempre adeguata, io direi. Lascio la parola a Dirce, che farà un'altra piccola. Questo è il libro, allora certo, questo è uno dei libri che parla del Movimento Senza Terra, ormai di qualche anno fa. Questo viene fuori proprio da membri del nostro comitato. Ne esistono anche altri, per esempio ne è uscito uno da poco, scritto da Aldo Marchetti, che è un sociologo che è stato in Brasile di recente, quindi insomma potete cercare in libreria oppure acquistare dopo se volete, insomma, questo libro per approfondirlo ulteriormente. Siamo qui anche ovviamente per l'attualità, il titolo è L'umanità al bivio, quindi la questione ambientale chiaramente è la prima per tutti in questo momento, è una questione di sopravvivenza. E il movimento anche su questo, insomma, ha le sue cose da dire. Adesso veramente lascio la parola a Dirce, prego, e grazie a tutti. Buongiorno a tutti, vi risparmio il mio discorso anche perché siamo qua per ascoltare loro. Io faccio parte del Comitè Popolare di Lotta Lula Livre in Italia e anche del Nucleo del PT di Roma. È con immensa gioia che vedo la sala piena e sono molto felice di ciò. Penso che soprattutto sono felice anche per la presenza sua qua. Noi adesso parlerà lui, ci sarà il traduttore, poi chi vorrà fare delle domande, per favore si avvicini, facciamo la traduzione e lui risponderà. Okay? Così almeno lui capisce quello che volete anche capire del Brasile e del movimento dell'MST. Grazie mille. Adesso parla ovviamente chi ci ha ospitato, che è Rifondazione Comunista. Grazie. Maurizio Cerchi. Io vorrei ringraziare le compagne con cui da anni lavoriamo nella solidarietà, vorrei ricordare, oddio, stavamo perdendo i responsabili esteri. Abbiamo fatto un lavoro insieme, a mio parere, molto positivo per la liberazione di Lula, per quello che potevamo fare dall'Italia, cercando di organizzare iniziative di informazione e anche controinformazione nei momenti più bui, fin dall'inizio del golpe contro Dilma. Abbiamo sempre collaborato e percorso un cammino insieme al Movimento Sen Terra. Vorrei ricordare anche chi non c'è più, ma che è stata con noi nell'organizzare per tanti anni iniziative come la Compagnia Romagnola, con cui, tra l'altro, Serena, con cui facevo la prima riunione, la prima iniziativa di controinformazione su quello che stava accadendo
in Brasile, mentre tutti i giornali pubblicavano soltanto le veline dell'oligarchia, dell'informazione di Rede Globo e delle agenzie di informazione degli Stati Uniti. Con il Movimento Sei Terra abbiamo camminato sempre insieme. Noi ricordiamo che ci siamo incontrati nei forum sociali mondiali, ci siamo incontrati in tutte le lotte altermondialiste, in tutte le mobilitazioni contro il neoliberismo, e non a caso ieri eravamo insieme a Bologna in corteo per la convergenza tra le lotte del lavoro con la GKN e le lotte ambientali con i Fridays for Future. In questi giorni la classe dirigente italiana dello pseudo centrosinistra ha dimostrato la sua insipienza in occasione del dibattito che si è aperto sul concetto di sovranità alimentare, e ci è capitato di dover scrivere che il fatto che parlamentari, giornalisti dei media mainstream non abbiano mai sentito parlare di sovranità alimentare dà l'idea di quanto questa falsa sinistra dei ricchi che ha consegnato l'Italia alla destra sia estranea a 30 anni di lotte contro il neoliberismo e contro lo sfruttamento da parte delle multinazionali, dell'agricoltura, delle relazioni internazionali, del commercio, e quanto siano estranee anche a tutta la consapevolezza ecologica che si è sviluppata nell'ultimo trentennio dal basso. Ora, tutto questo lavoro è stato fatto avendo un'avanguardia popolare in Via Campesina nel Movimento Sei Terra, per cui a qualche giornalista io ho detto, poi non so se verrà, che avrebbero fatto bene stamattina a venire ad ascoltare chi ha inventato il concetto di sovranità alimentare, che non sono certo i fascisti che sono appena andati al governo, ma il Movimento Sei Terra, Via Campesina, con cui appunto io credo noi dobbiamo ancora percorrere un cammino in Italia. Noi oggi siamo piccole minoranze, anche se in grado ancora di riempire cortei e le piazze, ma molto meno di quello che dovremmo essere. Credo che abbiamo molto da imparare dall'esperienza brasiliana, dove grandi movimenti popolari hanno prodotto cambiamenti, hanno incalzato la politica e ora stanno conducendo la lotta contro il fascista Bolsonaro. Grazie per essere qui con noi oggi. Come Rifondazione Comunista siamo onorati di avere nella nostra sede un grande compagno come il compagno Stedile. Bom dia, companheiros e companheiras. Estou muito feliz de estar aqui na Itália e reencontrar tantos companheiros e companheiras que fazem a luta popular aqui na Itália, nas várias trincheiras. Vocês sabem que os meus avós vieram daqui, pelo meu pai eram trentinos, lá dos Alpes, e pela minha mãe eram vênetas. E a minha avó foi a que primeiro me ensinou, o primeiro idioma que eu aprendi foi vêneto. E a minha desgraça é que quando vim há 10 anos atrás pela primeira vez na Itália, descobri que ninguém fala vêneto. Buongiorno a tutti i compagni e tutte le compagne. Sono molto felice di stare qui con voi, di rincontrare, di essere già venuto altre volte in Italia. Saluto tutti i compagni e tutte le compagne che stanno nelle varie aree di lotta popolare in questo paese. Voi sapete che io ho origini italiane, mio padre è del Trentino e mia madre è veneta. È stata mia nonna a insegnarmi il veneto, solo che 10 anni fa, quando sono venuto per la prima volta in Italia, credo che nessuno parlava veneto, soprattutto quello che l'hanno insegnato, che l'800 è qualcosa, questo lo aggiungo io. Vou aproveitar o tempo para falar
da conjuntura política brasileira, que acho que é o mais importante para essa nossa atividade de enlace entre lutadores dos nossos povos. Pois eu acredito que hoje o centro da luta de classes é a luta que estamos travando lá no Brasil para derrotar o Bolsonaro. E, portanto, vou abusar de vossa paciência para comentar um pouco a conjuntura política do Brasil. Penso che sia bene approfittare di questa nostra occasione per approfondire un poco più sulla congiuntura politica in Brasile. Penso che sia importante per il nostro coordinamento di lotta internazionale. E quello che voglio dire è che il centro della lotta di classe in questo momento in Brasile è la lotta per sconfiggere Bolsonaro, quindi io voglio un attimo concentrarmi su questa questione. Vou comentar em tópicos para não atrapalhar o meu tradutor. O Brasil vive a sua pior crise de todos os 500 anos. É uma crise estrutural do capitalismo. Essa crise se manifesta na economia, no aumento da desigualdade social, nos crimes ambientais, no Estado burguês e nos valores civilizatórios. E ela eclodiu em 2014 e de lá para cá só vem se aprofundando. Il Brasile sta vivendo la peggiore crisi della sua storia di 500 anni. È una crisi strutturale del capitalismo che si manifesta principalmente nell'economia con l'approfondimento delle disuguaglianze sociali, dei crimini ambientali e la crisi di tutto lo Stato borghese e dei propri valori di civilizzazione di una società. Questa crisi di fatto esplosa nel 2014 e viene aggravandosi a partire dal 2014. Para que vocês tenham uma ideia muito sucinta da gravidade da crise, a nossa economia desde 2014 não cresce. E isso jogou na rua 70 milhões de trabalhadores que hoje não tem nenhum vínculo com a produção e tem trabalho precário e não tem renda fixa. Ou seja, nós temos uma Itália na rua, colocada pelo capitalismo. In pillole, per avere un'idea delle dimensioni di questa crisi, dal 2014 ad oggi l'economia non cresce e ciò ha fatto sì che 70 ciò ha fatto sì che ok sì ok grazie per avere un'idea della profondità di questa crisi, l'economia brasiliana dal 2014 non cresce, questo ha fatto sì che si producesse di fatto 70 milioni di lavoratori senza lavoro, di disoccupati, che non appartengono, che non stanno nel circuito della sfera produttiva, quindi un enorme esercito di precariato senza lavoro che corrisponde alla popolazione italiana, anche di più, 10 milioni di più. En los crímenes ambientales, en los crímenes ambientales, la crisis hizo con que los capitalistas del mundo, e incluso de Italia, llegaron a Brasil para se apropiar dos bens da natureza, das terras, das florestas, da biodiversidade, dos minérios, da água. E isso produziu no Brasil uma grande crise climática e de mudanças do clima e da situação agrícola. Tudo isso provocado por essa ofensiva do capital internacional sobre os bens da natureza
que existem naquele território que se chama Brasil. Lui aveva detto all'inizio che voleva parlare per topici super successivi, ora sta affrontando il tema dei crimini ambientali. La tesi è che siamo di fronte ad una offensiva molto forte del capitalismo per l'accaparramento delle risorse naturali nel Brasile, il suolo, l'acqua, le risorse minerali e via dicendo. E questo è uno dei fattori che più sta contribuendo per l'aggravarsi della crisi ambientale, della crisi climatica e della crisi agricola nella nostra nazione, nel nostro paese. Essa crise capitalista gerou então uma crise política, porque nenhuma das classes está conseguindo encontrar a verdadeira solução. A burguesia, como resposta à crise, deu 4 golpes contra a democracia. O primeiro golpe destituiu a presidenta Dilma sem nenhuma razão. Agora o Ministério Público terminou o processo e disse que a Dilma não tinha cometido nenhum crime. A quarta dimensione di questa crisi generalizzata che vive il Brasile è una crisi, è la crisi politica, dove lui dice nessuna delle classi economiche e sociali è in grado di incontrare una soluzione. La borghesia fino a questo momento ha risposto dando di fatto 4 golpe, e stavo cominciando a spiegare il primo, che è il golpe parlamentare contro la presidente Dilma Rousseff, dove anche oggi la magistratura riconosce che non ci fu nessun crimine per cui la presidente potesse essere destituita all'epoca. Depois era un golpe sustentando o governo Temer, que era um governo ultra neoliberal, que coube a ele fazer todas as reformas contra os direitos dos trabalhadores, tirar os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, todas as políticas públicas. O segundo golpe foi la sostituzione della Presidente Dilma per quello che era il Vice-Presidente Temer, che assunse la Presidenza della Repubblica e che cominciò il grande ciclo di controriforme, la riforma del lavoro, la riforma della Previdenza e via dicendo. Il terzo golpe fu prendere Lula. Aí, per orientazione da CIA, che in tutto il mondo tinha creato a teoria do lawfare. Primeiro prende os inimigos e depois procure o motivo. E essa teoria do lawfare, gerada aqui na direita fascista alemã, nas suas faculdades de direito, a CIA aplicou em toda a América Latina, contra Lula, contra Correa, contra todos os governantes de esquerda. Il terzo golpe è quando fu arrestato il presidente Lula sotto orientamento della CIA, della CIA, che ha avuto una grande attuazione in questo frangente, creando la teoria del lawfare, della persecuzione giudiziaria, che in un nocciolo, in sintesi si può dire prima arresti e poi spieghi i motivi, una teoria, sostiene Gian Pedro, nata in alcuni circoli accademici tedeschi, che ha avuto di estrema destra, che ha avuto anche buon successo, che spiega le ragioni di altri golpi in America Latina. E il quarto golpe fu dato in 2018, quando, senza alternativa per la crisi, eles tiveram che appellare então para o Bolsonaro, che non fa parte da burguesia. Bolsonaro è un lumpen. Mas eles apelaram para o Bolsonaro, entregando a gestão do Estado a um neofascista. Coisa que vocês estão aprendendo agora com a Meloni. O quarto movimento golpista è stata l'elezione del 2018, quando la borghesia, ricordate quello che ha detto all'inizio, no? Che non c'ha una vera soluzione politica alla crisi del paese, ha dovuto appellarsi a Bolsonaro, ha dovuto candidare Bolsonaro consegnandogli le chiavi del paese, quindi di fatto consegnando le chiavi del paese al neofascista.
voi ne sapete qualcosa, visto il risultato delle elezioni recenti in Italia. Passados 4 anos de um governo neofascista do Bolsonaro, todos os indicadores da crise se aprofundaram. Na economia, na sociedade, na política, nos valores. E isso gerou no Brasil uma contradição burguesa, porque o governo foi colocado pela burguesia. Então, ao nos aproximarmos da eleição de agora, de outubro, para nossa sorte, houve contradições nas classes dominantes que acabaram nos favorecendo para a classe trabalhadora e para a esquerda. 4 anni di governo Bolsonaro sono serviti ad approfondare. Approfondire, scusate, ormai ho difficoltà in entrambe le lingue. Tutti gli indicatori sociali e economici di questo, del nostro paese, non solo economici, ma anche sociali, ambientali e in generale di civilizzazione. Però questi 4 anni di approfondimento di questa crisi hanno anche prodotto una contraddizione nel seno della stessa burghesia. E oggi possiamo dire che, in quanto ci avviciniamo al secondo turno, queste contraddizioni nel seno della classe dominante stanno favorendo il nostro campo politico. A burguesia stava unita in 18 para poder colocar na presidência um lumpen. Agora ela está dividida. Uma parte da burguesia apoia o Bolsonaro, uma parte grande da burguesia não quer nenhum nem outro, e uma parte da burguesia já está apoiando o Lula. E isso se reflete também no comportamento da burguesia imperialista americana. Uma parte do Bannon e dos republicanos apoia o Bolsonaro, uma parte da burguesia americana queria o Moro de candidato a presidente, que não se viabilizou, e uma parte do Partido Democrático americano apoia o Lula. Quindi questa borghesia che stava unita nel 2018 candidando Bolsonaro, che è un lumpen della politica italiana, brasiliana, in Brasile c'è una bella espressione per identificare questa dicotomia di classe politica bassa e classe politica piccola, alto clero e basso clero. Bolsonaro è rappresentante del basso clero. E questa borghesia che stava quindi unita ora è divisa in Brasile. C'è una parte che continua ad appoggiare, a sostenere Bolsonaro, una parte avrebbe voluto in realtà candidare Moro, che è stato il giudice che ha messo in carcere Lula e che è diventato senatore, e un'altra parte in parte appoggia Lula. E questo sì ha una ripercussione in seno alla borghesia degli Stati Uniti d'America, che anche per il ruolo storico che gli Stati Uniti d'America hanno svolto in America Latina, è divisa nel contesto di questa elezione. C'è una parte del Partito Repubblicano che sostiene fortemente Trump, e c'è un'altra parte che non prende posizione, e c'è un'altra parte ancora, soprattutto in seno al Partito Democratico, che sostiene Lula. La classe media, che è la piccola burguesia, 90% apoiou o Bolsonaro. Agora, 90% apoia o Lula. Sobretudo os setores mais culturais, a classe média mais ilustrada das universidades e que está dentro da imprensa. E isso nos ajudou muito. A classe trabalhadora esteve dividida no Bolsonaro, porque parte da classe trabalhadora, por falta de consciência política e por falta de capacidade da esquerda de coragem de denunciar o capitalismo, parte da classe trabalhadora botou a culpa da crise na Dilma. E então, quando vieram as eleições de 18, parte da classe trabalhadora se dividiu e não apoiou o Haddad.
Quindi lui ora sta procedendo con analisi degli orientamenti elettorali delle classi sociali inglesine in questo momento. Faccio questa premessa così si capisce meglio dopo. Nel 2018, secondo Don Pedro, il 90% della piccola borghesia ha appoggiato Bolsonaro. In questa circostanza, la vicinanza del secondo turno, la situazione si è di fatto ribaltata, dove il 90% della piccola borghesia, soprattutto quella trainata dai ceti medi intellettuali e dal ceto medio repressivo, no? Si dice in Italia, questa sta appoggiando Lula. Per quanto riguarda invece la classe lavoratrice formalizzata, che sono sicuro che dopo parlerà di quella precarizzata, è stata divisa durante il bolsonarismo, questo è un dato di fatto. In parte per una mancanza di coscienza politica, ma in parte, dice Gio Pedro, mi sembra che ci metta enfasi anche su questa cosa, perché la parte della sinistra ha rinunciato a fare una critica espressiva del capitalismo, una critica forte del capitalismo, parte della sinistra, uno dei motivi per cui... Puoi alzare la voce avvicinata? Sì. Francesco, perché stanno facendo anche fuori, perché non sono le persone fuori, se non le posso sentire. Ok. Parte di questa divisione della classe lavoratrice brasiliana è anche dovuta al fatto della mancanza di critiche da parte della sinistra nei confronti del capitalismo in Brasile, che ha fatto in modo che durante la gestione della Presidente Dilma scaricasse la colpa sulla Presidente Dilma, poi spiegherà perché. Perché la Presidente Dilma ha confrontato il capitalismo finanziario in Brasile, questa è la verità, e quindi suscitato un'onda di proteste contro la stessa Presidente, che ha anche preso avvento in seno alla classe lavoratrice. Assim che chegamos às eleições de 22, com uma correlação de forças das classes sociais amplamente favorável ao Lula. E em condições normais, teríamos ganhado as eleições no primeiro turno. Quindi arriviamo alle elezioni del 2022 con una, con dei rapporti di forza dentro le classi sociali favorevoli a Lula. In condizioni normali questo ci sarebbe bastato già per vincere le elezioni, ma... Nós terminamos o primeiro turno faltando 1% dos votos, mas fomos amplamente vitoriosos do ponto de vista eleitoral. Porque ganhamos vários governadores, ampliamos a bancada de esquerda no Congresso, não tanto em número, porém em qualidade. A maioria dos parlamentares eleitos pelo PT, atenção, petistas da Itália, são de esquerda, porque durante muito tempo o PT tinha... Quindi prima di andare al MAC, un piccolo bilancio delle elezioni. Di fatto ci è mancato solo un per cento dei voti validi per arrivare alla Presidenza della Repubblica al primo turno. Abbiamo avuto una votazione molto espressiva, abbiamo eletto molti governatori degli stati. Il gruppo parlamentare della sinistra è cresciuto, ma non, ed è anche migliorato molto dal punto di vista del posizionamento a sinistra, cosa che non era in passato. Porém, nós terminamos o primeiro turno com gosto amargo na boca, porque a militância acreditava que íamos ganhar no primeiro turno. E não ganhamos no primeiro turno porque a campanha do Bolsonaro, que é muito bem coordenada, assessorada pela turma do Bannon. Eles usaram, sobretudo, primeiro a tática do medo, com ameaças de violência. Eles sabiam que não há clima no Brasil para violência eleitoral.
mas a tática deles era criar medo na nossa militância, para não sair na rua com bandeira, com camisas, com adesivos do Lula. E isso funcionou. Però, appunto, nonostante i successi che si dicevano prima, all'indomani del primo turno ci siamo svegliati con un po' di gusto amaro nella bocca, perché non abbiamo vinto il primo turno. E perché la maggior parte della militanza credeva che noi avremmo vinto al primo turno. E ora ci sta dicendo il suo punto di vista sul perché non abbiamo vinto al primo turno. E la prima ragione che lui sta adducendo è il fatto che il coordinamento della campagna di Bolsonaro ha avuto una strategia molto contundente, molto forte ed efficace. E uno dei primi elementi di questa strategia è stato quello di cercare di creare un clima di paura in seno alla militanza petista, alla militanza della sinistra, cioè infondere una paura di andare per strada con le bandiere a fare manifestazioni, e questo, secondo Giampedro, ha avuto un'incidenza molto 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 forte. E lui dice la cosa di Bannon, che no? Sì. Lui dice questa strategia, diciamo una strategia dell'attenzione della brasiliana declinata in altri contesti, è una strategia ispirata da Bannon. Da Steve Bannon. Ispirata e coordinata. A direita mundial está articulada, vocês sabem, sobretudo os fascistas, a extrema direita. E depois que eles perderam Colômbia, que eles não acreditavam que iam perder a Colômbia, eles transformaram o Brasil na principal batalha política e ideológica do mundo. Então todas as forças de direita do mundo estão lá, com o seu dinheiro, com seus computadores, com os seus assessores. Voi sapete, immagino che siete d'accordo, che ormai esiste un coordinamento internazionale della destra, soprattutto dell'estrema destra fascista, che è molto efficace. E in America Latina, quando ha perso la Colombia, con l'elezione di Pedro Duque a Presidente della Repubblica in Colombia, è stata una grande sconfitta per questo coordinamento internazionale dell'estrema destra, e tutta l'attenzione intellettuale, le risorse finanziarie, le risorse informatiche, tutta l'attenzione è ora concentrata sulle elezioni brasiliane da parte di questa estrema destra internazionale, che vede nel Brasile il fronte ultimo di battaglia. La seconda tattica della campagna di Bolsonaro fu usare recursi pubblici. Eles colocaram 10 mil milhões de dólares na mão da direita no interior do país, dos prefeitos, dos governadores, e criaram uma lei que se chama emenda secreta, que ninguém pode saber para onde foi esse dinheiro. Questo ve lo devo spiegare anch'io, perché è abbastanza complicato, per fortuna conosco la questione. Il secondo elemento di tattica è stato l'uso delle risorse pubbliche finanziarie, proprio dei soldi. Sono stati di fatto gettati 10 miliardi di reali. 10 mil milioni di dollari. $10 miliardi nelle mani di prefetti, i prefetti sono i sindaci in Brasile, e due governatori, attraverso un meccanismo che si chiama budget segreto, orsamento segreto, che è stato un meccanismo di ripartizione di queste risorse alle autorità decentralizzate in Brasile. Su questo poi possiamo approfondire, perché è abbastanza complicato da spiegare come avviene questo. La terza tattica fu le fake news. Eles continuam usando potentes computadores e agora, inclusive, põem mensagens a cada minuto no Google, no Face, no YouTube. E nós calculamos que eles estão gastando $100 mil por dia para disparar todas essas mensagens. Calculamos não, o Google revelou que recebe $100 mil da campanha do Bolsonaro. $100 mil por Alto. Dia. $100 mil. Terzo elemento di tattica è l'uso massiccio delle fake news. Ha una strategia fortissima della campagna di Bolsonaro di occupazione delle reti sociali, tutte, YouTube, Google, Facebook,
continuando. Google stesso ha calcolato che loro stanno ricevendo $100,000 al giorno dalla campagna che possano prestare su Google in varie forme. $100,000 al giorno. Quarta tattica foi o uso de mentiras direcionado ao público evangélico, recuperando os conservadores de Deus, pátria, família, e com muito dinheiro, com os pastores, que são todos de direita, ou a maioria são de direita, e com isso eles influenciaram uma população evangélica que está entre aqueles 70... La recuperazione di antichi, di falsi valori religiosi, praticamente tradizione, famiglia e proprietà, questo è lo slogan brasiliano classico. Il punto però è che questa strategia basata su bugie e su recuperazione di falsi valori religiosi ha fatto molto breccia. Vi ricordate, in quei 70 milioni di persone devastate dalla crisi economica, gettate per strada, quindi nelle comunità anche più povere. Con isso nós chegamos ao fim do primeiro turno, ganhamos as eleições, fizemos 6 milhões de votos a mais, fizemos uma bancada mais de esquerda, porém não pudemos comemorar. Mas as eleições revelaram que nessa situação de crise, houve uma parcela da classe média branca, reacionária, extrema-direita, que assumiu o comando da política da burguesia. Então, a grande derrotada ideológica dessa nossa eleição foi a burguesia enquanto ideologia neoliberal, a burguesia enquanto social-democracia. Os partidos social-democratas foram derrotados amplamente. O Partido da Social-Democracia, que chegou a ter a maioria do Congresso e elegeu Fernando Henrique, nas últimas eleições fez 6 deputados. Uma vergonha. Provavelmente vão fechar o partido. PSDB, né? PSDB. Questo è un aspetto molto importante. Quindi, al primo turno abbiamo avuto 6,3 milioni di voti in più di Bolsonaro, abbiamo eletto un ottimo gruppo parlamentare, ma non abbiamo potuto festeggiare. Però quello che emerge come dato politico forte in questa elezione è il passaggio di comando in seno alla borghesia brasiliana. Di fatto oggi chi sta liderando la destra brasiliana è una frazione della classe media bianca radicalizzata a destra. Questa frazione della classe media radicalizzata bianca a destra ha levato lo scettro alle forze neoliberali o socialdemocratiche che storicamente nel Brasile, a partire dal processo di ridemocratizzazione, avevano guidato la destra brasiliana. Queste forze hanno perso, questa è una cosa che è già successa alle precedenti elezioni. Perché voi abbiate un'idea, il PSDB, il partito della socialdemocrazia brasiliana, che è stato il partito leader della destra brasiliana, con cui il Partito dei Lavoratori ha disputato tutte le elezioni presidenziali fino alla prima con Bolsonaro, ha eletto 6 deputati e basta. No campo da esquerda também cometemos muitos erros. Primeiro, fizemos uma campanha, como dizemos no Brasil, de salto alto, achando que era fácil derrotar o Bolsonaro. E priorizamos a campanha na televisão e em comícios que o Lula fazia, mas que atingia só a militância, até porque havia muitas ameaças de violência e de atentados contra o Lula. Então, os comícios em praça pública tiveram que ter muitos cuidados de segurança. Detto questo, ora vediamo anche i nostri errori, perché non abbiamo vinto al primo turno. In primo luogo, perché la sinistra ha fatto questa è un'espressione brasiliana che si chiama salto alto, col
un tacco alto, ha fatto una campagna pensando di disinvolta, pensando di vincere. Abbiamo pensato di vincere, quindi siamo andati sportivi, diciamo così. Ecco. E poi la campagna è stata concentrata su due canali, la televisione normale e i comizi. Però la televisione, soprattutto i comizi, di fatto si sono rivolti a chi già votava, a Lula, ai militanti, agli elettori. E in più, ricordate, questo fattore che avevo indicato prima, cioè la paura di andare per strada per fare un'elezione politica, quindi ha fatto anche in modo che insomma, anche queste due strategie, una citata sui comizi, insomma, abbiano avuto dei limiti. Caro Virtù Trazunda. Qui non si insinuò a nadar. Lula con la camisetta in pubblico. E secondo, transformar a campanha numa campanha de massas. Então Lula parou de fazer comícios com grade, segurança, detetor de metal. E adotou a tática de fazer caminhadas, como fizemos antes em Bolonha. E nessas caminhadas se somam 50, 100 mil pessoas. Então a campanha se transformou numa campanha de massas agora, onde o povo comum pode participar e lá enxergar o Lula e jogar beijinhos pro Lula. Bene. A água bateu na bunda, não sei se não é nadar. Diciamo che l'acqua è entrata nelle mutande e ci ha insegnato a nuotare, diciamo. Quindi siamo anche presi un po' di spavento e siamo messi a nuotare nel mare largo con coraggio, questo vuol dire. E che in primo luogo no alla paura, torniamo nelle piazze in maniera forte e soprattutto abbiamo cambiato le modalità dei comizi, cioè si fanno meno comizi con il palco blindato, con la paura per attacchi anche di violenza verso il presidente Lula, verso il presidente candidato Lula, e in questo momento invece stanno facendo grandi cortei, grandi camminate che nelle principali capitali e non solo nelle principali capitali del paese, con 50, 100, 200 mila persone. Então, nós estamos vivendo nesse segundo turno um clima muito positivo de reanimação da militância, de participação popular, e é impressionante o papel que o Lula está cumprindo de motivação para a mudança. Em termos estatísticos, isso não aparece nas pesquisas de opinião. Mas nós estamos seguros que vamos ampliar a votação e provavelmente vamos derrotar o Bolsonaro com uma diferença de 10 milhões de votos. Quindi ora stiamo in un clima molto più positivo, c'è una grande forza della militanza per le strade, una grande partecipazione popolare. Il presidente Lula è impressionante nella sua capacità di motivazione delle masse popolari di partecipare in questa campagna. Questo non sta apparendo, non esce fuori dalle sondaggi di opinione che voi state, che tutti quanti stiamo leggendo, ma siamo convinti che noi andremo a stravincere queste elezioni con 10 milioni di voti di differenza. Alguns di vocês vão poder votar, sì, aqui na embaixada, e os outros tratem de rezar. Acender vela, ainda que seja pro velho Marx, pro Lenin, para quem vocês acreditarem, acendam vela, porque nós precisamos da vitória lá no Brasil para alterar a correlação de forças a nível mundial. Bene, alcuni di noi qui andremo a votare al consolato, all'ambasciata brasiliana, gli altri che non possono votare, che non c'è, per cortesia, insomma, pregate, accendete candele per Marx, per Lenin, per chi in cui voi credete, diciamo, perché dobbiamo vincere questa sfida che sarà la grande sfida per i rapporti di forza e di classe a livello internazionale con le elezioni brasiliane. Già farei di Marx. Fico por aqui, não, mas estou à disposição até às 3 da tarde, quando é meu próximo compromisso. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário,
em que eu possa ainda explicar o que está acontecendo no Brasil. Agradeço a atenção de vocês. E não falei do MST, porque o MST, desde agosto, nós passamos 2 anos e meio produzindo comida e entregando de forma solidária à população faminta. E vocês sabem, são 33 milhões. Então, o Covid nos tirou da rua, mas nos deu como tarefa produzir alimentos sanos para o povo faminto. E isso nos orgulha muito. Mas de agosto para cá, lamento lhes informar, mas a única coisa que o MST fez foi campanha para nós eleger o Lula e mudar a correlação de forças políticas no Brasil. Porque se não muda a política, não haverá espaço para mudanças da reforma agrária, da soberania alimentar e do combate e defesa da natureza. Muito obrigado pela atenção. Ho già parlato troppo, però sono qui a disposizione per eventuali domande, sono qui fino alle 3 del pomeriggio e un no. Perché guarda la game. Immagino che molti di voi vogliono sapere sull'MST, vi dico 2 cose. Intanto, durante le 3 onde successive di pandemia di Covid-19, noi ci siamo concentrati sulla produzione di alimenti sani per da somministrare a 33 milioni di brasiliani e brasiliane in una situazione di insicurezza alimentare gravissima, di fatto, alla fame. Questo è il ruolo storico che abbiamo svolto durante la pandemia. Da agosto ci stiamo concentrando nella campagna, tutto l'MST è concentratissimo nella campagna elettorale per eleggere il presidente Lula, perché sappiamo benissimo che se non avremo un cambiamento forte nei rapporti di forza, nella politica, sarà difficile avanzare sui nostri fronti di lotta, la sovranità alimentare, la riforma agraria, la difesa della natura. E la difesa, grazie Maurizio, la difesa della natura. Grazie. Ok, grazie mille per il tuo intervento. Io sono Cristina Grandi della Rifondazione Comunista e, come ti ho detto prima, ti volevo fare alcune domande per la pubblicazione Transform che mi hanno chiesto. E la domanda è, parliamo delle elezioni in Brasile, tu hai accennato, quali sono le questioni più importanti per aprire una via di cambiamento in Brasile dopo l'esperienza di Bolsonaro? Dirce. Qual è la metodologia? Sì, aggiungiamo un par di domande. 2, 3. Vai con 2, per favore. Un grande grazie a João Pedro, che più che essere ospite è un compagno di lotta da tanti, tanti anni. La mia domanda è questa. Come diceva Maurizio, noi siamo qui impegnati, e tu lo dicevi, a ricostruire un movimento organizzato, un'unità popolare ampia, in grado di combattere il governo, diciamo, di destra. È interessante, questo ti volevo chiedere, capire l'esperienza vostra di unità popolare che è andata al di là dei partiti e quindi ha unito partiti, movimenti sociali, associazioni, ambientalisti, donne, eccetera, eccetera. Allora, penso che sia utile che tu ci racconti un po', no, l'esperienza vostra di unità popolare brasiliana, con tutte le contraddizioni, naturalmente. Cristina, se mi parla se io non me ne va bene, mi parla se io non ricordo dicendo che era la storia, ok? Cristina Grangi di... parliamo italiano. Entendiamo. Stanno precisi? No. Molto bene. È sopra parlare. La nonna mi salva. Bene. Sono 2 temi molto importanti.
Primeiro sobre o governo Lula. Bem, nós achávamos que naquele clima da libertação do Lula ganharíamos fácil a eleição e poderíamos fazer um governo mais de mudanças estruturais. Hoje, pela correlação de forças, achamos que o governo Lula vai ser um governo de transição. E ele vai ser uma transição porque nos primeiros 6 meses terá que fazer um plano de emergência, da qual os movimentos populares e partidos de esquerda estamos apresentando as propostas. E o plano de emergência é combater as necessidades fundamentais do povo: fome, desemprego, construir casa e resolver as coisas imediatas para salvar o povo. E em seguida, discutir com todo o povo o que nós chamamos um projeto popular do país, que então enfrente a crise estrutural, enfrente as mazelas do capitalismo, enfrente o capital financeiro e reconstrua um projeto baseado na reindustrialização e numa agricultura de alimentos. É isso que estamos trabalhando, minha querida. Quindi sull'onda dell'entusiasmo che si è riacceso a partire dalla scarcerazione di Lula, non solo pensavamo di vincere il primo turno, ma pensavamo anche di avere dei rapporti di forza in senso complessivo nella società, in Parlamento, eccetera, che ci permettessero di fare un governo di cambiamenti strutturali. Non è stato così. Possiamo definire il governo che si andrà a costruire se Lula dovesse vincere come un governo di transizione. Durante questo governo di transizione ci sono due tappe, secondo l'MST. La prima è il piano di emergenza di 6 mesi, in cui bisogna attaccare le questioni basiche e fondamentali che stanno affliggendo la popolazione: la fame, la disoccupazione, la precarizzazione, la casa, grazie Maurizio, ricordatelo perché non è semplice ricordare tutto, la casa. E in questo piano di shock emergenziale di 6 mesi i movimenti popolari sono consultati, stanno facendo le loro proposte. Esaurita questa fase di transizione di 6 mesi, vogliamo discutere il cambiamento strutturale con tutte le forze di sinistra, fronteggiare il capitalismo brasiliano, soprattutto il suo segmento finanziario, e avanzare un progetto di reindustrializzazione nazionale del paese, in primo luogo. È un progetto di produzione di alimenti a sufficienza per tutti, che poi le due cose insieme fanno sovranità alimentare. Il secondo tema sono i desafi da esquerda brasileira. Nós vivemos numa sociedade muito desigual. O Brasil e a África do Sul são os dois suas sociedades mais desiguais do mundo. Vou fazer uma brincadeira. Quando eu era jovem, camponês, e fui influenciado pela teologia da libertação, os padres diziam que a nossa sociedade era uma pirâmide, porque era fácil identificar na Bíblia as pirâmides do Egito. Hoje a pirâmide não serve para explicar a sociedade brasileira. Hoje nós mudamos para a Torre de Eiffel. E lá em cima, uma pontinha, 200 bilionários controlam 200 milhões de brasileiros. Então é uma sociedade muito desigual. Nós temos 70 milhões de trabalhadores, adultos, fora da sociedade. Não produzem, não têm renda para consumir. É uma burrice, inclusive, do ponto de vista da lógica capitalista.
poi se mi aiuta a recuperare il numero che tu collocasti, che non tornerò per l'uomo. Le sfide per la sinistra brasiliana. Comincia a rispondere diciamo che, dicendo che siamo una società molto diseguale. Brasile e Sudafrica sono i paesi più diseguali al mondo. E qui lui si ricorda di quando era un giovane contadino che formatosi durante l'esperienza della teologia della liberazione, cui i padri gli dicevano, no, per raffigurare la società brasiliana, la raffiguravano come una piramide, no? Anche facendo ovviamente ricorso a figure bibliche molto importanti e conosciute. E lui dice, non è manco più così, ormai è veramente la Torre Eiffel, non è una piramide. Qui no? C'è questo, quello che si restringe fino alla fine. Oggi 200 che ha? 200 bilionarios controllano 200 miliardari. Dove 200 miliardari controllano 230 milioni di persone, e lui ripete ancora questa cifra dei 70 milioni di popolazione economicamente attiva che non sta nel mercato del lavoro, che secondo John Pedro è anche una contraddizione insieme al capitalismo stesso, un elemento di crisi. Intanto, scusate, un attimo solo, abbiate pazienza, ma da dietro c'è un'altra riunione. No, è lo stesso in streaming, è la stessa che si sente. Non si sente niente qua. Allora, io sono un po' la voce tu, perché quando parlo Gio Pedro va bene, quando parli tu si fa fatica. Però, ok. Então, houve transformações estruturais na sociedade brasileira. E eu acho, então, assumo a responsabilidade, que a esquerda ainda não se adaptou às necessidades do povo e da classe trabalhadora. Ainda estamos presos ao passado industrial, sindicato e partido. E isso não consegue mais organizar os trabalhadores. Então é preciso que a esquerda, além de disputar eleições que precisa ganhar, ela tem que fazer um processo de autocrítica organizativa. Como organizar as massas. E aqui não há receita. Ma ha lezioni. Quindi devo gridare, ho capito. Va bene così. Quindi stiamo vivendo una fase di trasformazione strutturale nella società brasiliana. E io credo che in realtà la sinistra non abbia ancora completamente appreso questa grande trasformazione, non si sia adattata alla costruzione di una strategia che possa rispondere alle necessità del popolo e della classe lavoratrice. Siamo ancora troppo imperniati in una dialettica del sindacato e del partito, come se fossero gli unici elementi di riferimento, quindi stiamo ancora molto legati a un modello di mobilitazione e di articolazione politica imperniato sulla dicotomia, sull'articolazione tra sindacato e partito. Quindi in questo momento, oltre ad andare a vincere le elezioni, dobbiamo fare un processo di autocritica e di autocritica organizzativa. In questo processo di autocritica organizzativa non c'è una ricetta definita, ci sono alcune lezioni che possiamo discutere. E le lezioni sono nella storia della lotta di classe. Ninguém precisa inventare la lotta di classe, desde che esiste il capitalismo. A luta de classe. E as lições históricas da luta. Segundo, a esquerda precisa reaprender a fazer trabalho de base, de casa em casa, com os colegas de trabalho, com os vizinhos. Isso precisa tempo, paciência. E nós de esquerda não temos paciência e nem humildade. Quindi quali sono le lezioni che noi conosciamo? Sono le lezioni della lotta di classe, da che esiste la lotta di classe insieme di produzione capitalistica. In primo luogo, i cambiamenti reali succedono per le strade, nelle piazze,
collegati in mobilitazioni popolari, non in Parlamento. Il Parlamento è un riflesso di eventualmente queste mobilitazioni, quindi bisogna ristabilire un processo di mobilitazione popolare per strada, sui temi, sulle vertenti. In secondo luogo, riprendere il lavoro certosino, ma questa è bella l'idea, di casa a casa, dei movimenti che vanno da casa a casa, dai parenti, agli amici, per fare propaganda. La pazienza. La terza lição histórica é a formação política dos militantes. Me digam quantas escolas de formação política os partidos de esquerda têm no mundo. Uma vergonha. Põe dinheiro em qualquer coisa, menos em formação política. E nós ou corrigimos isso, ou vamos desaparecer do ponto de vista político. Agora, nesse momento, segunda-feira, vamos começar um curso na nossa escola Florestan Fernandes de formadores de formação política. E fizemos convite para toda a esquerda mundial. E atenção, conseguimos juntar 60. Já é um bom começo. Pessoas e organizações. Terza lezione. La formazione politica dei militanti. La domanda retorica e provocativa che faceva Giovanni era: quante scuole di partito la sinistra tiene oggi in questo momento nel mondo? Quante scuole di formazione politica dei militanti i partiti di sinistra stanno oggi finanziando in questo momento nel mondo? Si sprecano un sacco di soldi per fare altre attività, ma si destinano pochissime risorse finanziarie alla formazione politica dei militanti, che è un elemento fondamentale. Senza formazione politica scompariremo. Questo è quello che ha detto. Poi ha aggiunto che l'MSTE ha un istituto di formazione che si chiama Florestan Fernandes, che è un grandissimo intellettuale marxista brasiliano, che vi consiglio di andare a leggere anche. Sta organizzando la fondazione, l'istituto Florestan Fernandes, con l'istituto dell'MSTE, sta in questo momento organizzando un corso di formazione politica internazionale. In questo momento hanno ricevuto l'adesione di 60 tra quadri, insomma, organizzazioni politiche, sindacali, associative in tutto il mondo. Quando è che va a cominciare il corso, Giorgio? Lunedì. Il corso comincia domani. Per quanto tempo? Per 3 settimane. 3 settimane di corso. Grazie. Sigo. A quarto desafio che nostra natureza seguirà. Coloque em risco nós, os seres humanos. E a esquerda não tem acúmulo teórico para responder a esses desafios da atualidade. Eu fiquei muito feliz. Vou voltar para o Brasil e fazer um monte de propaganda que vocês botaram 30 mil pessoas em Bolonha em defesa do meio ambiente. Isso é muito importante. E lá a maioria eram jovens. A esquerda tem que se preocupar com isso, porque esse é o tema da atualidade, tá? Que pode levar ao desaparecimento de milhões de seres humanos se nós não cuidar disso. Não volevo interromper la quarta grande lezione è che noi dobbiamo essere più in grado di rispondere alle aggressioni che sembra che il capitalismo sta conducendo nei confronti della natura. È una questione differente da quella che abbiamo esperito nel secolo XX, anche come sinistra. Secondo João Pedro, non abbiamo in questo momento un livello di accumulazione teorica sufficiente ancora che ci permette di fronteggiare questo attacco. La sinistra deve organizzarsi teoricamente su questo fronte. E per quello lui dice che è rimasto molto contento di aver partecipato alle manifestazioni di Bologna, dove 30.000 persone, la maggior parte giovani, hanno affrontato questa questione, ed è una cosa che dirà molto in Brasile al suo ritorno.
Vou deixar um desafio aqui para vocês. Me atrevo. Como descendente de italiano, acho que posso. Vocês sabem que a COP27 é uma hipocrisia. Aí vão os governos discutir quando eles são os responsáveis pelos crimes ambientais, porque eles acobertam os crimes feitos pelo capital. Então não vai acontecer nada no Cairo. Até porque lá tem também um governo autoritário. Então, eu desafio a vocês, durante a COP26, fazer uma grande mobilização de massas aqui em Roma, em defesa da natureza e do nosso povo que vive nesse planeta. Quindi, rimanendo su questa questione ambientale, vi voglio lanciare una sfida. Penso il fatto di avere origini italiane mi permette di rivolgermi a voi in questa maniera. E la COP27, che si aprirà tra poco al Cairo, è un'ipocrisia. In realtà, quello che lì fanno i governi è coprire i crimini ambientali delle imprese capitalistiche, insomma, delle catene di valore capitalistiche. La COP27 che si apre tra poco al Cairo sarà un altro stage di ipocrisia, dove i governi in realtà quello che faranno è coprire i crimini ambientali delle imprese delle capitalistiche. E quindi io vi invito, non succederà niente al Cairo, saranno un altro giro di parole senza seguimento alle promesse. Quindi vi invito tutti quanti a manifestare a Roma in concomitanza alla celebrazione della COP27 al Cairo, perché è quello che faremo in altri posti del mondo. E per ultimo, das lições che apprendiamo sulla storia, è che a esquerda tem que se dedicar mais à comunicação de massas. Chegar com o seu projeto nas massas. Agora estamos iludidos com isso, com as redes sociais. As redes sociais são instrumentos, não pode ser meio, não só esse fim. As redes sociais só servem se elas projetem um projeto e não só fiquem na disputa cotidiana. E nós lá no Brasil estamos convencidos que a melhor forma de comunicação de massa é pelos meios culturais, a música, o teatro, a pintura, eventos culturais. Nós temos que ganhar o povo pelo coração. Pelo cérebro, vamos aos livros, nos cursos de formação política. Agora, as massas, nós temos que ganhá-los pelo coração, pela mística, como nós dissemos. A mística, que vocês não sabem o que é, é a revelação do mistério do nosso projeto. E como é que você revela esse mistério? Por símbolos, bandeira. Quando eu olho a bandeira do PT, eu sei, por trás tem o projeto, tem o Lula. Quando eu olho a bandeira do MST, por trás tem a soberania alimentar, tem a reforma agrária, tem a justiça. Então, os símbolos são importantíssimos como cultura de massa. Mas, sobretudo, os meios culturais. Repito, música, teatro. E isso, note, na legislação brasileira foi proibido de usar na campanha. Porque eles sabem que é isso que ganha o coração das massas. Foi proibido o quê, João Pedro? O Lula, nos comícios, não podia usar cantor, ator, nenhum meio de cultura. Então, nós temos que usar a cultura de forma alternativa, para projetar no povo e ganhar o coração do povo para o nosso projeto. Tá complicado, hein? É, quinta, credo, lezione è noi dobbiamo ripensare qual è il rapporto tra la sinistra e la comunicazione di massa. C'è una mancanza di riflessione e di conseguenza di capacità di azione su questo tema. Siamo molto illusi con le reti sociali, al punto che cominciamo a pensare che siano il fine e non il mezzo, mentre deve essere il contrario.
Mentre secondo Gian Pedro la grande sfida in questo momento è la battaglia culturale, cioè la battaglia culturale insieme alle masse, la cultura, la musica, il teatro, la pittura e via dicendo. Quindi lui usa questa espressione, e poi nella mia qualità di traduttore devo anche cercare di non distorcere il pensiero, quindi a volte preferisco tradurre letteralmente e poi ognuno si fa un'interpretazione. Ganiamo popolo e curazione, vuol dire attrarre il popolo dalla parte del cuore, no? Per la mistica, che la mistica è un termine molto usato nei movimenti popolari brasiliani, che è la rivelazione del mistero del tuo progetto popolare. E come si guadagna attraverso la mistica questa battaglia culturale? Per i simboli, no? I simboli rappresentano i tuoi valori e le tue battaglie. Guardi la bandiera della mestiere e capisci che è la bandiera della riforma agraria e della sovranità alimentare. Guardi la bandiera del PT e sai che la bandiera di Lula è un progetto popolare. Quindi la borghesia sa di quanto sia pericolosa questa la sfida culturale. Infatti non c'è un progetto di appropriazione culturale del popolo brasiliano, e da questo punto di vista sarà in difficoltà. E lui si riferiva a un fatto che è successo durante la campagna elettorale, che la giustizia elettorale, esiste questa istituzione in Brasile, ha proibito l'uso di manifestazioni culturali durante la campagna elettorale. E spero che as próximas perguntas sejam mais fáceis. Dovete avvicinarvi. Grazie. Parto dalla questione iniziale della crisi. Siamo di fronte appunto a una crisi della società capitalistica, che è una crisi strutturale, e la borghesia non ha soluzione e perciò punta sempre di più sul fascismo e su soluzioni di tipo bonapartista, regressive o reazionarie. E quindi vediamo che le forze, pure in Italia, le forze della borghesia neoliberale o socialdemocratica sono state sconfitte alle elezioni e vincono le forze reazionarie. Questo avviene negli Stati Uniti, questo avviene in Brasile, questo sta avvenendo in quasi tutti i paesi capitalisti, di fronte appunto all'incapacità di uscire dalla crisi. Il problema è come reagisce la sinistra. La sinistra è l'unica che potrebbe avere un'alternativa reale, che è la costruzione della società socialista, perché solo così si supera la crisi. Il problema è che la sinistra, a proposito di mistica, non rivela questo mistero, e questo purtroppo è il problema della sinistra qui in Italia, negli Stati Uniti, in Brasile, un po' ovunque. Continuiamo a mirare al centro, anche questa volta Lula si è presentato con un vicepresidente di destra, che è lo stesso errore che aveva fatto prima Dilma, che quando appunto ha preteso di gestire la crisi senza portare avanti appunto la mistica del socialismo, ha tradito la fiducia delle folle, del popolo, ha perso con il colpo di Stato il potere, e il potere è andato al vicepresidente che era di destra, e lo stesso era successo in Paraguay. E io ho paura che proseguendo con questa ricetta si rischia molto anche questa volta. Posso fare una domanda? Dirsi un par di preoccupazioni. Ma è molto grande, ma posso fare la seconda? Sì, ci sono anche preoccupazioni di dietro. Vado a fare la prossima domanda. Allora, volevo domandare com'è la visione della guerra che noi abbiamo in Europa, in Brasile, perché qua siamo tutti
come dire, la sinistra spaccata, chiamiamola la sinistra, eccetera, per farla i tifosi da un lato o dall'altro, Russia sì, Russia no, Ucraina sì, Ucraina no. Cioè, penso che la sinistra dovrebbe schierarsi per la pace, contro l'invio delle armi, evitando di cadere nella trappola delle tifoserie. Volevo invece un punto di vista dall'altra parte, come vedete questa guerra in Europa. Grazie. Mi risulta che noi siamo schierati. Estou de acordo com a tua reflexão. E de fato, a esquerda não tem uma receita e não deve ter para essa situação de crise. A burguesia, do ponto de vista econômico, que é aí que se resolve a crise não se resolve com eleições. A crise vamos resolver na economia, assim aprendemos com Marx. Ou seja, nós temos que resolver as necessidades do povo. E é isso quem resolve a economia. E a burguesia diante da crise? Bom, a indústria bélica e a apropriação privada dos bens da natureza. Hoje, o PIB americano depende 40% da indústria bélica. Eles precisam vender armas. Eles precisam que... É complicado. Tanto sono d'accordo con la tua riflessione. La sinistra in questo momento non ha una riflessione strutturata su questo, però lui dice forse nemmeno dobbiamo averla in questo momento. E cioè, si spiega, abbiamo appreso con Marx che le crisi economiche non si risolvono solamente col Parlamento, con le elezioni, con il voto, ma si risolvono da sinistra attendendo alle necessità basiche della popolazione. E la borghesia anche ha una strategia economica, che in questo momento è una strategia economica articolata su due capitoli fondamentali. Primo è l'appropriazione privata delle risorse naturali, dei beni naturali. E il secondo è quello dell'industria bellica. Citava il fatto che il 40% del PIL degli Stati Uniti d'America oggi fosse dipendente dall'industria bellica. E la venta di armi tem un custo per il povo, che sono le vite. Vocês agora estão assustados com as vidas dos pobres ucranianos. Mas na Europa nunca falaram das vidas dos sírios, do Congo, da África do Sul, do Iêmen, dos sauris, não? Então a imprensa burguesa europeia é racista até nas mortes. Até na guerra. O segundo tática da burguesia é se apropriar de forma privada dos bens da natureza, que estão todos no sul global. Então hoje há uma ofensiva violentíssima dos grandes capitalistas mundiais para se apropriar do minério, das florestas, da biodiversidade em todo o sul global. E nós aprendemos com a Rosa Luxemburgo que nas crises a burguesia apela para os bens da natureza porque os bens da natureza não têm valor, mas têm preço. Então, eles se apropriam lá na natureza e ao colocar um bem da natureza que não tem valor, eles conseguem uma renda extraordinária que jamais teriam numa fábrica ou num comércio.
o mesmo num balcão. Compagna che faceva la domanda su qual è la sua veduta circa la guerra in Ucraina, devo alzare la voce, sì lo so, e lui nota ovviamente grande solidarietà per le vittime ucraine, ma chi si è ricordato delle vittime in Congo, in Siria, in Yemen, in tutti i fronti di crisi bellica in questo momento? Quindi dice la stampa borghese europea occidentale è razzista anche di fronte alle morti. E, il secondo fronte di accumulazione che è l'acquisizione privata dei beni della natura è un terreno di confronto tra il nord e il sud globale, perché è nel sud globale dove sono concentrati i beni naturali che in questo momento vengono appropriati, minerali di ferro, le risorse idriche, alimentari e via dicendo. Qui c'è una concentrazione dell'investimento capitalistico in questo momento, perché i capitalisti in realtà magari rinnegano, ma conoscono molto bene alcuni dettagli del marxismo in questo momento, la teoria di Rosa Luxemburg, per cui quando ci si appropria di beni della natura, che non hanno un valore per sé ma hanno un prezzo di mercato, c'è una grande accumulazione di valore nell'appropriazione e nella realizzazione del profitto. E quindi si guadagna quella che Rosa Luxemburg chiamava reddito straordinario dell'accumulazione capitalistica. Para dare un esempio, due o tre imprese controllano il mercato di acqua in America Latina: Coca-Cola, Nestlé e una impresa francese. A acqua non è frutto del lavoro. Ela é um bem da natureza, não tem valor. Mas se tu pega a natureza e vende nas garrafinhas, a taxa de lucro da Nestlé na América Latina na água e da Coca é 400%. Enquanto que no leite ela ganha 13%. Vocês, como diretores da Nestlé, vão tomar... se apropriar da água ou vou continuar vendendo leite dos camponeses? Quanto é que o leite? 13. A taxa de lucro. No mundo inteiro? Sim. Un esempio a proposito pratico di questa teoria della Rosa Luxemburg. Chi controlla il mercato dell'acqua? In America Latina sono sostanzialmente due o tre imprese. Lui si ricorda la Coca-Cola, la Nestlé e più un'altra francese. Dice, l'acqua non è... non c'è produzione di plus valore nell'estrazione dell'acqua, c'è l'acqua, cioè non c'è il lavoro. Non c'è lavoro. Eppure il tasso di profitto di queste imprese nel mercato dell'acqua è 400% invece, perché la mettono in bottiglia, la vendono sul mercato, rivalizzata e via dicendo. Mentre nel mondo intero, chi volesse dedicarsi all'attività agricola casearia, come si dice in italiano, quindi nella produzione del latte, In questo settore, in tutto il mondo, la tassa media di profitto è del 2%, no? 13%. È nesse ambito che il tema da guerra da Ucraina aparece no Brasil. A burguesia no início ficou preocupada, que nós importávamos muitos insumos da Rússia e da Ucrânia, fosfato, potássio, ureia. Mas depois ela ficou contente porque os preços subiram das commodities agrícolas. Então ela perdeu dinheiro nos insumos, mas ganhou nas commodities. Então a burguesia está quieta. E da questo... Secondo quest'ottica io vorrei dire che cosa si pensa in Brasile sulla guerra in Ucraina, e voglio cominciare a farlo a partire dalla prospettiva delle classi borghesi. E in un primo momento c'è stata una grande preoccupazione perché il Brasile è un paese dipendente dall'importazione dall'Ucraina per alcuni capitoli molto importanti, soprattutto per il settore agricolo. Potassio, urea, fosfato, che sono input che sono per la produzione. Quindi c'è una grande preoccupazione.
per la rifrazione di queste importazioni dovute alla guerra, però dall'altro canto il prezzo delle commodity internazionali si alzava tantissimo per le stesse ragioni, e il Brasile è uno dei più grandi esportatori di commodity agricole al mondo, quindi diciamo da questo punto di vista c'è anche una sorta di sollievo rispetto alla prima preoccupazione, che era l'innalzamento dei costi degli inputs. Na esquerda, eu acho que o pensamento majoritário, não unitário, majoritário, é de sermos contra a guerra, porque sempre na guerra quem morre somos nós. Então a guerra não interessa para a esquerda e para o povo como solução de nada. Porém, se nós formos analisar, e por que tem guerra na Ucrânia? Essa é a pergunta. Os motivadores da guerra na Ucrânia é uma aliança gerada pela crise capitalista dos interesses da indústria bélica americana com a OTAN, que usou o diabo do Zelensky como arma. Então o único objetivo deles é vender armas. E depois a Ucrânia vai ficar eternamente em dívida para pagar essas armas. E está pagando caro com a vida das suas pessoas. Então a solução da Ucrânia não está na Ucrânia. Está no fim da OTAN, que nós ainda não temos força para conseguir. Assim como é o sinal da decadência dos Estados Unidos. Essa é a contradição que eles têm. Água di che non seja da Nestlé. Di rubinetto. Cosa pensa la sinistra? E dei francesi. Perché... Cosa pensa la sinistra italiana circa la guerra in Ucraina? Non voglio dire che sia la posizione unica, unitaria, ma la posizione maggioritaria ovviamente è una posizione pacifista, è una posizione di cercare di fare tutti gli sforzi possibili per mettere fine alla guerra. Questa è la tradizione storica del movimento operaio, della sinistra internazionale, perché poi chi muore in guerra sono soprattutto il popolo lavoratore. E, se dal punto di vista dell'analisi che si sta facendo, perlomeno questa è la sua analisi, bisogna guardare bene le motivazioni. Secondo lui quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina è il frutto di una crisi di capacità egemonica globale degli Stati Uniti in questo momento, intrecciata alle necessità che l'industria bellica ha di fare profitti. La guerra in Ucraina è una grande occasione di profitto per l'industria bellica, e lo si vede dai finanziamenti ingenti che vengono stanziati per finanziare l'Ucraina. Alla fine però comunque questa è una guerra che rivela una traiettoria di decadenza, di crisi dell'egemonia capitalistica internazionale liderata dagli Stati Uniti, e la risposta non può che essere quella della fine della NATO, però far finire la NATO è una faccenda piuttosto complicata. Sigo no tema che ele colocò. È chiaro che a sinistra mondiale precisa ter propostas anticapitalistas. Mas isso não é determinado apenas por nossa vontade política de escrever um programa. A luta é que tem que ser anticapitalista. A luta tem que ser de massas. E nós só vamos ter capacidade de oferecer uma alternativa anticapitalista para a sociedade quando houver um novo reacenso do movimento de massas. Nós estamos no refluxo? Estamos soltando foguetes pelos 30 mil de Bolonha? Mas nós deveríamos botar 3 milhões em Roma? Isso é reacenso de massas. No mesmo no Brasil, nas eleições, o Lula faz as caminhadas, vai 100 mil pessoas. Mas nós já colocamos 1 milhão de pessoas em 89. Há 30 anos atrás tínhamos 1 milhão na rua.
agora temos 100 mil e estamos parceiros. Isso é a foto da correlação de força atual. Então, a nossa tarefa, paciência, humildade, seguir as lições históricas e motivar a luta de massas, para que em algum momento, logo aí, haja um reascenso do movimento de massas na Itália, no Brasil e em todo o mundo. Quindi sono d'accordo con te, la sinistra internazionale ha bisogno di avere una proposta anticapitalistica, ma quello che lui vuole dire, io devo cercare di interpretare bene questa cosa, però per fortuna ho letto alcune cose in precedenza su questo, la capacità di determinazione di un programma di questa natura non è appena dato dalla capacità teorica o dalla volontà di avere un programma di questa natura, ma è dato dal processo di mobilitazione popolare di massa. E la sua osservazione è questa, che nonostante siamo entusiasti per come stiamo andando le elezioni, per questa fase, noi ancora viviamo in una fase di recuo, di regresso della mobilitazione di massa. Nel mondo e in Brasile in particolare. C'è l'esempio che oggi noi siamo felici quando siamo portati in piazza, nelle camminate con Lula, 50-100.000 persone. Ma nell'84, nell'85, nell'89, l'MTL solo portava 1 milione di persone in piazza, il Partito Lavoratore portava 1 milione di persone in piazza. Quindi quello che lui dice, bisogna essere pronti per quando si avrà questa fase di reascensão de massa, di grande sollevazione popolare. Quindi una ricetta comportamentale, pazienza. Scusa, però non ha detto quello, che noi ci dobbiamo lavorare per quello. Com'è che è? Sì, certo. Sì, certo, lo dicevo all'inizio, che bisogna avere un programma di schierda e poi avere l'occasione, no? Per quando poi ci sarà una fase di professione di massa, le due cose sono poi sono dialetticamente. No, è quella la differenza. Non è che aspettiamo che succeda, è che dobbiamo fare. Hai ragione, mi sto sbagliando io. Un po' è difficoltà con la traduzione che devo accompagnare la traduzione. Tranquillo. Grazie. E di poi di repente se capisci questo momento perché mi attrapalì questo, e non chiedo la scompagnia di persona che io non intendo più che cosa fa lui. Quindi pazienza, umiltà, le lezioni storiche di cui abbiamo parlato prima e lavorare per questa ricostruzione di una fase di mobilizzazione di massa. Frente a essa situação e a uma correlação de forças que nem a burguesia tem hegemonia e solução, nem nós, a classe trabalhadora, temos hegemonia e a solução, o resultado é simples. Nós vamos viver ainda muitos anos de uma crise política, porque a crise não vai se resolver no aparato do Estado. Não fiquem tristes, a Meloni vai durar muito pouco tempo. Assim como está acontecendo na Inglaterra. 45 dias do governo, é ridículo. Isso tudo são sinais da crise. Assim como é ridículo o papel do Biden, parece um defunto ambulante aí, que não tem palavra para nada. Não? Então isso são sinais que a crise será prolongada, mas a nossa geração vai ver as mudanças. Arrisco o meu diploma e a minha fé. Quindi, per recapitolare, di fronte a questa crisi strutturale, a mio avviso, i due campi non hanno ancora una soluzione precisa, non hanno un approccio teorico preciso, né di mobilitazione. Ma la sua opinione è che noi stiamo assistendo, questa crisi deve ancora prolungarsi, durerà ancora molto tempo, e non è una crisi che si risolverà nell'apparato dello Stato, diciamo. È una crisi economica più strutturale. La dimostrazione di questo è quello che è successo in Gran Bretagna. Avete capito tutto quanto quello che vi ha detto, vedete che la Meloni non durerà molto.
il ruolo che Biden sta svolgendo in questa crisi. Sono tutti segnali di una crisi prolungata, però lui ritiene che la nostra generazione sarà in grado di vedere lo sbocco di questa crisi. In generale, facciamo una media. I ragazzi di buona settimana. I ragazzi di posso dire una cosa che unisce sia il tema della situazione popolare che la questione dell'acqua? Come no, volevo ricordare a tutti, ma forse anche superfluo dirlo qui, che è a proposito della Meloni e del PD. Allora, volevo soltanto dire a tutti, ma è soltanto un ricordarlo, che forse dirlo qui anche superfluo, però l'ultimo movimento che ha coinvolto milioni di persone in Italia c'è stato 11 anni fa, proprio nella preparazione del referendum sull'acqua pubblica, che poi è stato il referendum più partecipato della storia d'Italia e più vittorioso, perché ha visto, se non erro, 27 milioni di sì all'acqua pubblica, a favore dell'acqua pubblica. Ebbene, quel referendum è stato totalmente tradito non solo dalle destre italiane, ma è stato tradito anche dal PD e quindi anche indirettamente anche da quei partiti che ancora continuano. È stato totalmente tradito dal PD, credo che qui dentro nessuno abbia dei dubbi su questo, e quindi viene tradito costantemente anche da quella finta sinistra che continua a fare la foglia di figo del PD come sinistra italiana, vabbè, e delle altre fronde. Ecco, questo per ricordare che il pericolo è certamente, cioè il pericolo, ma anche, voglio dire, il degrado politico, morale, culturale è sì Berlusconi, la Meloni, però non dimentichiamoci che spesso il nemico è proprio interno, cioè è fintamente quello interno, cioè quello come finti partiti socialdemocratici come il PD in Italia. Questo, vabbè, per parlare nello specifico italiano, insomma. Volevo ricordare questo perché univa la questione importantissima dell'acqua e di tutti i beni naturali essenziali, no, che non dovrebbero essere soggetti alla legge di mercato, e poi la questione della sempre minore partecipazione popolare. Ecco, quello è un esempio importante di come la sinistra, o finta sinistra, abbia tradito appunto tutto ciò. C'era un signore e ci sono due, come sappiamo tutti, tante volte in Brasile e anche in Latino America i popoli che quelli che sono colpiti di più dalla privatizzazione della terra sono i popoli indigeni. E volevo sapere se la sua organizzazione lavora con popoli indigeni. Ele falou que os povos que são mais atingidos, golpeados pela proteção dos recursos naturais são os povos indígenas. A pergunta è: la sua organizzazione del trabalho con i indigeni? Fagli pure tu l'altra domanda. Io posso proprio velocissimo, no, lui va. Allora, volevo chiedere, dal vostro punto di vista, sempre del Brasile, questa continua strage di migranti che riguarda l'Italia, nel Mediterraneo, ma più in generale l'Europa, questa che chiamiamo Fortezza Europa, ma che ogni anno sono decine e decine di migliaia di persone che muoiono affogate nel Mediterraneo, nei campi di concentramento in Libia, nel deserto del Sahara, alla frontiera con la Polonia. Cosa ne pensate? Che impressione vi fa questa guerra del nord del mondo e anche alla frontiera, peraltro, tra Messico e Stati Uniti? Agora está mais fácil. A situação dos migrantes, que na verdade são refugiados, é uma tragédia social resultante dessa crise estrutural do capitalismo. Segundo as estatísticas, acho que do PNUD, foram 77 milhões de pessoas que migraram nos últimos anos. O
Isso são poucos os países que têm 70 milhões de habitantes. Então é uma tragédia social. E não vai se resolver no capitalismo. Então faz parte desse preço caro que o povo está pagando com mortes, com vidas, com esse sofrimento da migração, que está afetando todo o sul global. E que nos países do norte se transforma numa hipocrisia. Porque os Estados Unidos precisam do trabalho imigrante. A Alemanha precisa ou não do trabalho dos curdos e dos turcos? Não. Mas na hora dos direitos, nega. Então há uma hipocrisia do norte no tratamento dos migrantes. Os fascistas pregam o ódio contra o diferente. Não? Imagina que moral tem a burguesia italiana de falar contra os migrantes se ela expulsou no século XIX e XX 1.600.000 italianos só para o Brasil. Os descendentes italianos do Brasil já somos mais de 20 milhões. Que tal se nós voltássemos para a Itália? Bem-vindo. Só para ajudar a destruir a burguesia. Então, é uma hipocrisia total. Ah, sì, scusa. No, perché poi non c'è, come prima, non mi va di interpretare male il pensiero, perché non è giusto nei confronti dei compagni e delle compagne. Quindi lo corteggio Gian Pedro in questo momento. Sul tema dei rifugiati, delle grandi migrazioni, sono rifugiati e questo è uno dei segnali della crisi strutturale in cui si trova oggi il sistema di accumulazione capitalistico. Citavo uno studio del UNDP del PNUD che diceva che negli ultimi anni, 6 anni se non mi sbaglio, sono stati 77 milioni di persone che hanno cercato di attraversare migrazioni di attraversare le frontiere. Quindi questo è il risultato, è uno dei segnali della crisi capitalistica in corso. E qui ha una grande ipocrisia da parte del Nord, perché da un lato ci sono le barriere all'immigrazione, dall'altro allora ha bisogno di questo lavoro. Quindi poi, quando si tratta poi sui diritti del lavoro migrante, c'è una grande ipocrisia, perché questi diritti non sono nella riciti. Accanto a questo, quindi un po' la divisione del lavoro dalla destra, no? Una proliferazione delle ideologie xenofobe di alimentazione dell'odio nei confronti dei differenti. Poi lui si localizzava un attimo nella situazione italiana, qui diceva che la borghesia italiana non ha nessun diritto di prendere queste cose d'ordine, quando sarà capace, insomma, tra la fine del secolo XIX e l'inizio del secolo XX, far emigrare milioni e milioni di italiani nei confronti di differenti paesi. Ha ricordato giustamente che il Brasile è quello che ha più, la più grande ondata migratoria italiana è stata in Brasile, 1.600.000. Lui dice che quindi ora per il tasso di riproduzione siamo più o meno a 22 milioni di discendenti di origine italiana in Brasile. Se volete vi diamo una mano, torniamo qui per sconfiggere la destra. Si benché può un accordo con me non popolare. Una buona parte sono di destra. È vero, c'è pure Bolsonaro. Esatto. Sobre il tema che il compagno colocò, molto ben collocato. Até 2016, a maior parte da violência no campo era feita contra os que lutávamos com a reforma agrária. Nós perdemos muitos militantes e dirigentes. Agora, fruto da crise econômica e dessa ofensiva contra os bens naturais, vou aproveitar aqui o mapa do Brasil, para você entender. Aqui está a Amazônia e, portanto, aqui está a fronteira agrícola. Os capitalistas, então, estão subindo, se apropriando dos bens da natureza que tem na Amazônia, no Pantanal. E quem vive aí? Vivem os povos indígenas, os quilombolas, ribeirinhos. Os ribeirinhos. Então, essa população
é que está sendo violentada, expulsa das suas terras e muitas vezes assassinada. O maior problema que nós temos agora é aqui na Roraima, onde existem 25 mil garimpeiros lumpens. Roraima, em que o governo estimulou esses garimpeiros a invadir a área indígena para buscar ouro. Então aí há todo tipo de conflito, contaminação por mercúrio, mortes de jovens, estupro de mulheres, uma tragédia social. Bem... João Pedro, acho que ele outra não disse, não. É, vai, vai lá. E eu disse, mostra o mapa. Rispondere alla domanda sui popoli indigeni. Fino al 2016, in termini statistici, la maggiore incidenza di morti, questo grande capitolo della protezione della natura, era tra i movimenti di lotta per la riforma agraria. Fino al 2016 chi più moriva per assassinio, chiamando di Sendero e via dicendo, erano militanti, dirigenti del MST e di altre organizzazioni di lotta per la riforma agraria. È vero che a partire da quella fase c'è stata un'inflessione in queste statistiche, perché man mano che l'espansione capitalistica e l'espansione della natura sale tanto verso il nord in direzione dell'Amazzonia quanto verso il centro-ovest in direzione del Pantanal, che è una zona lacustre appunto nel centro-ovest del Brasile, e per la propensione soprattutto di minerali, oro e altre risorse naturali, le popolazioni più aggredite da questo processo sono effettivamente i popoli indigeni. Ed è lì che stanno registrando in questo momento il maggior numero di morti. E non solo maggior numero di morti per assassini diretti, no? Nella ricerca di terre per aprire, come si chiama Garimpo in italiano, guarda spesso italiano, le miniere illegali e di ore, vi dicendo, ma anche per il fatto che per l'estrazione dell'oro sono usate sostanze chimiche letali come mercurio e via dicendo, in più il fatto che si creano economie informali di mercato dove abbonda la violenza, la prostituzione di ragazzine e via dicendo. Quindi questo prende moltissimo i popoli indigeni, affetta moltissimo i popoli indigeni. Então, nós como MST, nós estamos longe das áreas indígenas. Então é difícil fazer ação solidária, porque o movimento está basicamente no sul e no nordeste. E os povos indígenas estão aqui. Aonde nós temos algum tipo de vizinhança, como por exemplo no Mato Grosso do Sul, com os guaranis que estão sofrendo muito a repressão dos latifundiários, aí nós conseguimos fazer solidariedade. Por exemplo, durante o Covid nós levamos muita comida para os guaranis do Mato Grosso do Sul para eles não morrer de fome. Não? Mas é muito difícil. Talvez a melhor solidariedade que nós temos conseguido fazer é a denúncia, não é? Da situação que eles estão vivendo. Mas tem notícias boas também. Até agora os povos indígenas tinham uma representante no Congresso, que era da Roraima, e agora elegeram quatro. Não é? Duas do PT, uma do PSOL. Duas do PSOL. Célia, que é Chacriabá, de Minas Gerais, e Sônia Guajajara, de São Paulo. Ah, certo. Foi. Duas do PSOL, uma do PT e uma de direita, da extrema direita. É como os povos indígenas também sofrem suas consequências ideológicas. Então, na verdade, são três. C'è una difficoltà strutturale da parte dell'MST a stabilire un'agenda di lotta e di solidarietà quotidiana con i popoli indigeni, perché l'MST come l'operazione è concentrato nei tre stati a sud del Brasile, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e negli stati del nord-est, perché è lì dove c'è la grande massa campesina e ultrafamiliare, dove questo è l'MST. Brasiliana, mentre le popolazioni indigene sono ancora molto organizzate al nord del Pantanal.
Però per esempio dove ha vicinanza fisica, come per esempio il Mato Grosso do Sul, uno stato del centro ovest di grandissima espansione agropecuaria, soia e via dicendo, ci sarà molta solidarietà. Durante la pandemia, per esempio, si può dire che l'MST ha salvato la vita di migliaia e migliaia di popolazioni indigene perché ha portato alimenti alle organizzazioni, alle popolazioni indigene. Ovviamente c'è anche un alto livello di solidarietà politica, quella della campagna, quindi della denuncia della situazione politica, e poi diceva che comunque insomma, abbiamo anche delle buone notizie. Per esempio in Parlamento la rappresentazione dei popoli indigeni passa da un deputato, da una deputata a quattro. Però tre sono di sinistra e uno di destra, e quindi sono anche contraddizioni dei popoli indigeni. Francesco, devi parlare più forte però, eh? No, vabbè, no, è la posizione del microfono. Ripeto, allora ripeto. No, ma ripeto volentieri. Ripeto volentieri. Marco, dico sul serio, cioè non è, sono stanco, ma lo ripeto perché sei con. Lo ripeto, va bene. Sul tema dei popoli indigeni, Giuseppe diceva che c'è una difficoltà abbastanza robusta, strutturale da parte dell'MST di fare solidarietà quotidiana, che è dovuta al fatto che l'MST, gli accampamenti dell'esterno, le fabbriche del nord-est brasiliano, mentre oggi da sempre le popolazioni indigene si localizzano più negli stati amazzonici del nord e del centro-ovest del Pantanao. Però per esempio laddove c'è una vicinanza di accampamenti dell'MST con le popolazioni indigene, ci sono stati episodi molto importanti di solidarietà. A questo proposito Giorgio ricordava che durante la pandemia l'MST ha distribuito alimenti gratis a insediamenti indigeni nel Mato Grosso do Sul, che sono molto importanti per realmente salvare da una situazione di fame vera queste popolazioni. C'è un alto livello di campagna che bisogna attivare, quella politica, di denuncia politica, di manifestazione politica, e poi diceva che comunque il gruppo parlamentare indigeno è passato da una legislatura all'altra da 1 a 4 rappresentanti, di cui 3 di sinistra e 1 di destra, quindi sono anche delle contraddizioni in seno ai popoli indigeni. Spero che i compagni e le compagne in fondo l'abbiano sentito ora. Grazie Francesco. Grazie Francesco. Io volevo solo presentare, come fare in portoghese e poi lo faccio in italiano. Volevo presentare, vorrei solo fare un esposto prima di presentare un Rao. Scusatemi. Sono Ivone di Carvalho, mi sono già presentata a lei, faccio parte tanto del Comitè Popolare di Lotta Italia Lula Livre, così come un nucleo del PT. Io vorrei approfittare questa occasione, state, per ringraziare, come io sono di Rondônia, e approfitto questo un gancio che ha parlato che nel periodo della pandemia avete aiutato tante persone indigene con le ceste basiche. Anche lì a Rondônia voi hanno aiutato non solo le comunità indigene, però le comunità del popolo che vive nella foresta. Per cui vorrei solo ringraziarli, anche mi emoziono quando mi ricordo quando loro mi dicevano che o MST e la pastorale della terra stava lì vicino a loro anche, perché noi qua abbiamo anche fatto un crowdfunding per poter aiutare lì a Rondônia, per cui vorrei ringraziare tutta qua. No, già per dirlo, acontece un elemento più personale, intendere la situazione. Scusate, ma ora esco dal mio ruolo di traduttore, ma vorrei fare una precisione perché credo sia importante. In Brasile, quando ci si riferisce alle popolazioni tra virgolette tradizionali, abbiamo una categoria abbastanza espansa, no? Un'etichetta abbastanza larga, sono popoli indigeni, afrodiscendenti e popolazioni tradizionali. Quindi non sono solamente i popoli indigeni, abbiamo i popoli indigeni che sono tanti, i quilombolas che sono queste comunità di popolazioni nere, rifugiati dalla schiavitù durante il tempo dello schiavismo, che scappavano dai luoghi dello schiavismo nelle foreste per costruire delle comunità. Se parlassi in portoghese lo descriverei molto meglio. Le popolazioni ribeirinhas, cioè le popolazioni che vivono lungo i fiumi,
alcune etnie differenti. Quindi nel Brasile, quando ci fermiamo a questo congiunto di popolazioni, cerchiamo di essere i più pluralisti possibili, perché giustamente tutti vogliono essere rappresentanti. C'è anche delle donne, per esempio, che schiacciano il cocco e schiamano, c'è il movimento da scribadero di cocco, babassù, che è un cocco, e quindi anche loro vogliono essere rappresentati con la loro categoria politica, diciamo così, e produttiva. Allora, vorrei presentarvi, parlo italiano, tanto lei è italiano adesso. Ci sta qua un brasiliano, un rifugiato politico. Lui è scappato del Brasile perché minacciato di morte. Lui era un fiscal da Funai. È stato rifugiato per 2 anni, io è riuscito ad avvenire in Italia perché c'ha il passaporto italiano. E lui vorrebbe fare una domanda. Riccardo Rao, non lo so se avete visto in Brasile la manifestazione che lui ha fatto in Barcellona contro quello delegato che non oso nominare. Rao, la parola. Grazie. Falo in portoghese. Falo in portoghese. Sì, falo in portoghese. Falo in portoghese. Falo in portoghese. Va bene? Che onore. Grazie, Dirce. Obrigado. Ao companheiro Sede aqui presente, uma saudação muito calorosa. Na verdade, eu me sinto aqui, eu fui um soldado, eu estou ao lado de um general, e isso é um peso. Agora, eu gostaria de colocar para o general algumas questões que é só o soldado que vê, é quem está lá na frente. Devo parar? Devo chamar? Ou posso continuar? Não, pode. Ok. Depois do traduz. Não, vai, continua. O companheiro Stedley colocou aqui a importância, muito bem observado, quando ele enumerou cinco medidas, cinco itens que, na avaliação dele, incumbe à esquerda hoje. E uma delas, a de número 4, se refere à necessidade de dar a resposta à agressão ao meio ambiente. Essa é a razão pela qual eu acabei refugiado na Noruega e depois aqui. Essa foi a razão pela qual meu bom amigo e colega de Funai, acabou morto, que é o Bruno Pereira. Então, compartilhando aqui com o companheiro Stedley, o Bruno Stedley, ele afundou mais navio que o almirante André Doria. O Bruno, ele afundou em uma operação, não ele, obviamente, ele personifica, havia uma equipe, inclusive uma equipe com guardiões indígenas em maior número. Uma operação que terminou na destruição de mais de 60 balsas de prospecção ilegal de ouro. Eu já perdi metade, depois pedi para parar de antes. Você conseguiu pegar outra metade? Claro, desculpa. Faz uma pergunta. Mi sento onorato di essere qui, io sono stato un soldato di questa battaglia e sono accanto a un generale, quindi questo per me ha evidentemente un peso. Delle tante cose dette, dei 5 punti delle responsabilità che si deve assumere dalla sinistra, vorrei fare enfasi sul 4 punto, che è quello legato alla battaglia ambientale che abbiamo portato avanti anche nello sfruttamento delle nostre terre. In questo processo una figura, Bruno Pereira, che è stato protagonista, naturalmente non solo lui personalmente, ma con tutta una squadra che ha cercato di opporsi a questo processo anche con iniziative militanti, affondando delle barche che andavano a saccheggiare le nostre terre. Non so, Bruno, na Funai, companheiro, nós tínhamos, na verdade, vários indigenistas que tinham a compreensão dessa importância, de tentar impedir essa invasão, a abertura de fronteira agrícola
dentro de terra indígena. A minha equipe, nós em um ano nós tivemos uma marca de 200 toneladas de equipamento de crime ambiental, caminhão de madeireira e trator queimadas. Nós aplicávamos a lei e destruíamos esse material. Essa é a razão pela qual eu estive aqui, eu estou aqui, porque eu estou com a cabeça prêmio lá. O Bruno sabia do risco, todos nós sabíamos do risco, só que para mim não era mais uma questão de risco, era uma questão de certeza. Da minha equipe, de 2019 até hoje, nós temos 7 mortos. 7 indígenas guardiões do território mortos. E eu penso que eu seria o 8º nome, isso para mim era certo. É por isso que eu acabei aqui. E in questo processo naturalmente il legame che c'è stato tra il nostro popolo e le popolazioni indigene è stato molto forte, anche perché ci occupavamo di impedire l'avanzamento nei confronti dell'Amazzonia e l'invasione di quelle terre. Pertanto anche le nostre iniziative, che sono state di sabotaggio e di distruzione e anche in ottemperanza delle leggi che lo prevedevano, abbiamo dato vita a queste iniziative, evidentemente inimicandoci interessi forti che non hanno esitato anche a uccidere i nostri compagni. Ci sono stati 7 morti e io sono certo che sarei stato l'8º se non fossi fuggito, perché sono incriminato per queste ragioni, è il motivo per cui sono qui in Italia. Forse è bene dire ai compagni e ai compagni che cos'è la funaia. Sì, la funaia. Ti chiedi spiegare solo un minuto perché fai la funaia? Sì. Io ci farò un brigato. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ela é o órgão do Estado brasileiro, é um órgão de Estado, é um braço do Estado, é um órgão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, cujo dever tem como missão institucional promover e proteger os direitos dos povos indígenas brasileiros. Resumidamente, isso é a FUNAI. La FUNAI, che è la Fondazione Nazionale di Assistenza ai Poveri Indigeni, è un organo dello Stato brasiliano, non è di governo dello Stato brasiliano, e in questo momento sta dentro il Ministero della Giustizia e ha come compito quello di preservare il territorio e proteggere i professori indigeni. Questo lo sto aggiungendo io, magari ho tirato con lui, anche alcuni dettagli costituzionali, per cui in Brasile sono stabilite aree indigene che lo Stato ha il diritto di individuare, recintare e proteggere a richiesta dei popoli indigeni, e sono le aree dove si concentrano le maggiori densità di ricchezze minerali e via dicendo, e quindi sono quelle dove avvengono i conflitti ambientali e i crimini di cui i nostri compagni ci stanno parlando. Claro, posto isso, posto que eu tive a visão da trincheira, o senhor tem a visão do alto comando. A minha pergunta seria: qual a expectativa do senhor para o enfrentamento que se fará necessário aos grupos criminosos milicianos? Especificamente, esses grupos de militares, esses grupos de policiais militares que hoje, para todos os efeitos, exercem a microfísica do poder bolsonarista. Porque o Bolsonaro é um, quem pratica e quem executa as políticas bolsonaristas é o sargento da viatura da Força Tática. É o chefe do investigador que vai lá me oprimir na FUNAI para eu devolver a madeira que eu peguei do madeireiro criminoso. E a segunda pergunta que eu tenho a fazer é se o senhor acredita sinceramente que Lula vai terminar o mandato. Deve. E dicevo, come dicevo prima, sono un soldato accanto a un generale, quindi c'è anche una differenza di punti di vista. Io vedo quello che succede in trincea e il generale vede dall'alto quello che succede. Le mie domande sono le seguenti. La prima è: qual è la sua visione rispetto alla prospettiva nella confrontazione con queste realtà militari, miliziane, armate,
che rappresentano la microfisica del potere bolsonarista e fascista in Brasile. Bolsonaro è uno, ma poi l'esercizio delle sue attività nel territorio sono incarnate da gruppi militari armati molto pericolosi. E quindi come vede Gio Pedro la possibilità di confrontarsi rispetto a questa situazione? E la seconda domanda riguarda la visione che lui ha rispetto alla possibile elezione di Lula, qualora fosse eletto, lei crede che possa arrivare fino a fine mandato? Sono gli ultimi. Sì, devo dire questo. Molto bene. Agradeço a tua presença aqui. Eu que agradeço. É uma honra. Saiba que nós todos somos solidários. Eu tinha visto uma reportagem contigo, não sei se foi no Parlamento Europeu. Sabia da sua existência, mas não identificava o nome e a cara. Assim como nós temos uma outra refugiada na Bélgica, que é pela luta dela contra os agrotóxicos. E todas as fabricantes são europeias. Então, olha a contradição, ela tem que fugir para cá. Ela correu para no meio do sindicato dos bandidos, que é a Europa. Comentando, porque isso não existe resposta. Eu acredito que a vitória do Lula altera a correlação de forças. Ele já disse claramente na campanha que vai ter uma atenção especialíssima com os povos indígenas. Provavelmente ele vai transformar a FUNAI num ministério e provavelmente vai entregar o ministério para essas representações indígenas para atuarem. Então ele vai ser muito duro. Vai usar a lei, não? Para proteger os interesses dos povos indígenas e defender a natureza na Amazônia. Gio Pedro stava dicendo che si ricordava del caso del compagno, però non associava il nome al viso, quindi è molto contento di incontrarlo oggi. E lui quindi è molto contento di incontrarlo oggi e di insomma, dare finalmente un volto a questo compagno di cui conosceva quello che era successo. E anche ricordato che c'è un'altra persona che è rifugiata in Europa, è una ricercatrice, che negli ultimi anni veniva facendo un lavoro di inchiesta sull'uso di sostanze agrotossiche in agricoltura. Per questo era perseguitata, è dovuta rifugiarsi in Europa, in questo momento è in Belgio. Avete un gaucho che Carlos Milis, un nostro compagno che sta accompagnando il caso, c'è un nostro compagno che sta accompagnando il suo caso in Brasile, ma lei non può tornare in Brasile per le stesse ragioni. Quindi lui in questo, quindi Gio Pedro intreccia la domanda sulla possibilità di compimento di tutto il mandato se lui dovesse vincere le elezioni, intrecciando il tema indigeno. Sostanzialmente dipende dal rapporto di forza, però è speranzoso. Per quanto riguarda le popolazioni indigene, Lula ha già dato indicazione che la FUNAI passerà dall'essere un organo collegato al ministero a un ministero stesso, quindi un ministero specifico per le popolazioni indigene che sarà dato, l'incaricato sarà una persona delle popolazioni indigene. Questa è una segnalazione che Lula ha voluto fare durante la campagna elettorale. O Lula está muito bem de saúde. Muito obrigada. Ele vai viver muitos anos. E espero que seja como presidente da República. E é claro que os cuidados com segurança aumentaram. E há muitas técnicas que a Polícia Federal, aliada, está adotando já agora na campanha. E de novo, claro, sempre o perigo existe. Não? A CIA tentou matar o Fidel 77 vezes. Mas eu acho que o próprio Lula está mais consciente de que ele tem que tomar cuidados de segurança, usando as técnicas modernas que há no mundo disponível. E, ao mesmo tempo, nós, dos movimentos populares, também estamos mais conscientes.
Nós estamos organizando os comitês populares, tem mais de 7 mil comitês populares em todo o país, e nós temos uma convicção. A melhor segurança para o Lula é movimento de massas. É demonstrar para a direita que nós temos força e que não passaria impune uma tragédia desse tipo. Lá, cá entre nós, eu acho que os únicos que poderiam ter interesse em matar o Lula agora nem é tanto o Bolsonaro, que é um pobre diabo da burguesia. Eu acho que o perigo maior seria se os americanos tomassem essa decisão. Mas os americanos não têm moral nenhuma de ficar matando agora, que já mataram muitos. Tá? Então eu acho que eles têm outros problemas internos para cuidar. E de fato, para terminar, nós vamos ter que usar os rigores da lei também contra as milícias. E o Lula tem afirmado que vai mudar a lei de armas para poder limitar o acesso a armas e conseguir recolher o que já tem. Durante o governo Bolsonaro, ele criou um sistema jurídico dos clubes de tiros e já importaram 600 mil armas que estão na mão de civis bolsonaristas. Então, de fato, é um perigo. Né? Mas eu sou otimista. Eu acho que nós vamos ganhar a eleição, nós vamos controlar essas distorções que a própria burguesia sabe que é um incômodo. E eu espero encontrar com esse companheiro na primeira semana de janeiro, lá em Brasília, na posse do Lula. Prima di fare a Dottor Sfera, l'ultima domanda, lui, perché se è vero quello che io penso, è una cosa che, di cui... Mas é verdade que dois da segurança pública do investimento são os carcereiros do Lula? É verdade que os dois da segurança pública do Lula, do federal do Lula agora, são dois que estão em Curitiba? Não. Não é verdade, não, né? Mas a Polícia Federal, assim como a burguesia, está dividida. Tá, ok. Beleza. Então explique isso para mim. Quindi che Lula sta molto bene in salute, vivrà ancora per molto tempo e farà una grande presidenza della Repubblica. E ovviamente stiamo adottando tutte le misure di sicurezza personali per il Presidente Lula durante la campagna elettorale, con tutti i procedimenti più avanzati di difesa del candidato. Riscarto l'ipotesi in questo momento che chi possa mai essere capace in questo momento di uccidere o mandare a uccidere Lula sia il bolsonarismo, perché non sta in una posizione di forza adeguata per farlo. Chi magari potrebbe mai farlo è la CIA, però la CIA in questo momento sta in una posizione morale che non le permette di, insomma, impelagarsi in un'avventura di questa importanza in questo momento in Brasile. E poi un elemento importante di sicurezza è la mobilitazione popolare, la militanza attorno al candidato presidente Lula. Ci sono più di 7.000 popolari che stanno accompagnando tutto il processo elettorale. Sono assolutamente importanti per dimostrare alla borghesia che il popolo ha una capacità di reazione molto forte nel caso una evenienza del genere potesse mai succedere, ma ripeto, è un'evenienza molto, molto, molto complicata, molto improbabile. Grazie. Grazie. Contigo, mia figlia, vamo embora. Não sei como é que estão acompanhando 3 horas e o pobre aqui já está fônico. Appunto, io passerei alla conclusione. Vi ringrazio a tutti quanti di essere presente. Ci dispiace un po' per, insomma, per il fatto della traduzione. Non è un traduttore interprete, è fatto un piacere a noi di stare qua. Grazie, Francesco. Grazie. Perché è molto difficile fare una traduzione simultanea. È veramente bravo lui, perché l'avevi chiamato lui? Bravo. Sì.